Buongiorno, ben arrivati. Io sono Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia giusto per i primi minuti di questo webinar. Vi chiederei un feedback via chat sul fatto che mi state sentendo o vedendo. Mi sembra che funzioni tutto, sì. Come vi dicevo, io vi tengo compagnia solo per l'inizio di questo seminario. Mi prendo qualche minuto per dare modo a tutti di fare accesso, per quanto siete stati puntualissimi. Oggi credo che avessimo più di 600 iscritti al webinar di questa mattina, siete già in 200, vi ringrazio per la partecipazione e soprattutto per la puntualità. Mi prendo giusto qualche minuto per darvi qualche indicazione rispetto all'iniziativa più ampia di questa settimana, che è la settimana dell'amministrazione aperta, rito laico della pubblica amministrazione da 3 anni a questa parte, dove per una settimana le pubbliche amministrazioni propongono eventi, iniziative, rilascio di dati, qualunque cosa possa essere funzionale e attinente ai temi del governo aperto, alla partecipazione, all'accountability, all'innovazione tecnologica. La cosa interessante è che potete trovare tutte queste iniziative, o meglio, tutte le iniziative che aderiscono alle settimane dell'amministrazione aperta sul link che vi ho messo in basso in questa slide. In particolare trovate questa mappa, che continua a essere aggiornata ogni giorno. Al momento ci sono 340 eventi in tutta Italia, proprio sui temi del governo aperto, della pubblica amministrazione, che in qualche maniera va incontro ai cittadini e racconta quello che fa su queste tematiche. E vi consiglio davvero di darci uno sguardo, perché soprattutto è interessante vedere come pubbliche amministrazioni diverse hanno declinato il tema dell'accesso, il tema della trasparenza, a seconda di quelle che sono le proprie priorità, proprio il presidio delle attività principali. Piccola nota di colore: ad esempio, molti consolati e molte ambasciate italiane in giro per il mondo stanno intervenendo nella settimana dell'amministrazione aperta, aprendo queste istituzioni e raccontando sia ai cittadini dei paesi che ospitano che ai cittadini italiani all'estero quello che sta avvenendo. Mi sembra un bel modo per, come dire, allargare i confini di questa iniziativa. Ne approfitto anche per dirvi che siamo, come dire, il Dipartimento della Funzione Pubblica è particolarmente orgoglioso di aver dato 3 anni fa vita all'idea di una settimana in cui le pubbliche amministrazioni raccontassero sotto un unico cappello quello che sta avvenendo, e questa iniziativa cioè è stata vista in maniera così interessante da essere declinata a livello internazionale. Open Government Partnership internazionale, nell'ambito di questa stessa settimana, promuove l'Open Go Week. Su questo link trovate un po' di informazioni in più. È un'iniziativa globale che riguarda tutti i paesi. In questa mappa che trovate sempre sul sito di Open Go Week ci trovate una specie di situazione aggiornata di tutti quei paesi colorati in quella specie di arancione più chiaro, che in questo momento stanno aderendo e a loro volta stanno proponendo iniziative del tutto simili, in un modo del tutto simile a quello che sta avvenendo in Italia. Quindi ci fa, come dire, particolarmente piacere che questa cosa si sia estesa a tutto il mondo. Sempre nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, in particolare sui lavori di Open Government Partnership, vi segnalo, è stato presentato ieri il premio Open Gov Champion da terza edizione, che quest'anno è riservato alle pubbliche amministrazioni. Quindi lo dico soprattutto a chi di voi lavora per una pubblica amministrazione. È un'iniziativa che premia i progetti portati avanti dalle pubbliche amministrazioni italiane su questi temi. Era solo per accennarvelo: al sito trovate tutte le informazioni utili, il bando e lo stesso modulo per candidare le iniziative. Per declinare, sempre nell'ambito dell'amministrazione aperta, i temi trattati dall'imminente pubblicazione del quarto piano d'azione nazionale Open Government Partnership, che copre il prossimo biennio, abbiamo pensato potesse essere utile iniziare proprio a raccontare il piano. Quindi abbiamo iniziato col seminario di ieri, in cui Marco Marrazza, Ernesto Belisario e Isabella Mori ci hanno raccontato quella che è l'impostazione generale del piano, ha fatto come dire un'introduzione generale a quelli che sono i contenuti. E oggi e nei giorni successivi faremo degli affondi sulle tematiche del piano. Oggi parliamo di trasparenza e open data, domani partecipazione e accountability, finiamo giovedì con cittadinanza e competenze digitali. Per
sapere un po' di più su questi webinar, più in generale sulle iniziative su cui il Format si affianca altre pubbliche amministrazioni, vi rimando a questa pagina. In particolare vi segnalo i webinar che vanno in onda su questa stessa piattaforma a cui ci si iscrive sempre da 20 PA, fatti da Format in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, che come dire, vanno in onda dalle 12 all'1. Quindi oggi in particolare ce ne sarà uno sempre sui temi dei dati aperti con Gabriele Ciasullo e con Andrea Chiacchiarelli del progetto OpenCUP. Ve lo segnalo quantomeno per attinenza del tema di questa mattina rispetto a quello, del webinar delle 10 rispetto a quello delle 12. A proposito di Agid, volevo dirvi che nottetempo, tra ieri e oggi, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato l'atteso piano triennale che copre il periodo 2019-2021. Ve ne parlo perché certamente in tema di open data è in questo momento è uno dei riferimenti più importanti, più solidi. Ci sono tutta una serie di iniziative, l'ho letto molto rapidamente tra ieri sera e stamattina, vi posso dire che c'è buona parte sulla promozione del tema, c'è un'evoluzione dell'attuale piattaforma DAF verso una nuova piattaforma da un acronimo che è impronunciabile, però vi invito a vederlo, ripeto, l'ho letto molto rapidamente. E poi ve ne parlo perché c'è una forte attinenza di temi, cioè molte delle azioni previste dal nuovo piano Agid vengono svolte in tandem con il Dipartimento della Funzione Pubblica che promuove l'azione OGP, e in particolare tra gli obiettivi del piano triennale Agid per i prossimi anni c'è un forte raccordo con lo stesso Open Government Partnership. In particolare l'obiettivo 5.2.2 riallinea quelle che sono le iniziative su Open Data di cui parliamo oggi, soprattutto insieme a Valentina, con quelle che sono le priorità del piano. Quindi davvero forte attinenza, grande sinergia. Un'ultima parola sul webinar di oggi, nel frattempo siete arrivati quasi ad essere 300. Volevamo, come dicevo, i webinar trascorso il webinar di ieri sull'impostazione del piano, facciamo degli affondi, oggi parliamo di Open Data e Trasparenza, lo facciamo con Valentina Albano del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ci racconta il piano, in particolare ci racconta queste due tematiche, il modo in cui vengono a declinare all'interno del piano. C'è lo storico amico dei webinar del Format, Gigi Cogo dalla Regione Veneto, che ci racconta il punto di vista delle regioni che sono direttamente coinvolte sia nella redazione che nell'implementazione e nel monitoraggio del prossimo piano GP. E infine abbiamo Fabio Teramo del MEF che racconta i registri di titolari effettivi, tema non semplicissimo, trattato in maniera centrale dal prossimo piano, e Fabio ci racconta un po' meglio di che cosa si tratta. Io, come da tradizione, mi avvio verso la conclusione di questo webinar dicendovi che la stessa pagina da cui vi siete iscritti di Eventi.pa, trovate il link che credo sia attivo, sì, qui in basso. A conclusione di questo webinar pubblicheremo tutte le slide dei relatori coinvolti oggi e la stessa registrazione integrale del webinar. Quindi, nel caso vogliate girarlo a qualche vostro collega o se vi perdete dei pezzi, qui potete trovare tutti i materiali in piena logica di governo aperto e di conoscenze aperte di open access. Infine, volevo dirvi, prima di passare la parola a Valentina, la settimana dell'amministrazione aperta è una cosa molto dinamica, nel senso avvengono molte cose in luoghi diversi, portate avanti da pubbliche amministrazioni differenti, di diverso livello, anche da società civile, da scuole, c'è Open Coesione, a scuola di Open Coesione, ad esempio, che fa una cosa molto grande. Il modo migliore per stare aggiornati su quello che sta avvenendo è l'account Twitter OpenGovItaly, anche qui vi ho messo il link, e lì più o meno cerchiamo di stare al passo con quelle che sono le cose che avvengono, e quindi è il modo migliore per restare aggiornati e entrare in contatto con noi. Detto questo, chiederei a Gianluca di far partire la presentazione di Valentina, agli altri relatori di chiudere rispettivi microfoni e webcam, e Valentina a questo punto ti lascerei la parola. Sì, grazie mille Gianfranco. Allora, io passerei rapidamente, diciamo anzi subito, alla prima azione, l'azione dati aperti, che insieme all'azione 2 sulla trasparenza sono coordinate dall'Ufficio Innovazione e Digitalizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L'azione 1 a dati aperti è una delle più complesse e articolate del piano, anche perché è una delle azioni che ha ricevuto maggiori proposte da parte delle amministrazioni, oltre a sollecitazioni da parte della società civile. Quindi l'impegno e l'azione che abbiamo portato avanti è stata quella di creare un po' un intervento di sistema che facesse da cornice di quelle che sono le proposte delle singole amministrazioni e in alcuni casi andasse a intervenire su fattori abilitanti la soddisfazione delle richieste della società civile. Andando più nel dettaglio, qual è lo scenario da cui siamo partiti, quindi le riflessioni che abbiamo portato avanti nella costruzione dell'azione. Sicuramente siamo partiti dalla consapevolezza che il settore degli open data è un settore di grande sviluppo per l'Unione Europea, sia per gli impatti sull'efficientamento delle pubbliche amministrazioni che possono utilizzare gli open data a supporto dei processi decisionali, sia ovviamente per il rafforzamento del concetto di partecipazione civile e soprattutto anche per una questione di business. Infatti il mercato potenziale per il 2020 è stimato ad oltre 75 miliardi di euro. E in questo contesto l'Italia sta avendo un ruolo particolarmente importante, è ormai da 2 anni affermata tra i paesi trendsetter, quindi i paesi guida per la maturità della policy in ambito di open data, così come per il coordinamento degli attori e per le caratteristiche e le funzionalità del sistema delle dati.gov.it, quindi del portale per l'acquisizione e messa a disposizione dei dati. Però se andiamo a vedere quello che è l'uso effettivo, anzi il riuso degli open data, ancora ci si rende conto che molto lavoro deve essere fatto. Ovviamente non solo in Italia, ma anche, diciamo, è un aspetto, una problematica che accomuna un po' tutta l'Europa. E in effetti proprio l'Unione Europea all'interno del programma dell'European Data Portal nel 2017 ha realizzato una serie di approfondimenti volti a individuare le barriere al riuso degli open data. E tra le barriere, oltre alla scarsa conoscenza del fenomeno e alla mancanza di competenze sia sul fronte della domanda che dell'offerta di open data, sicuramente un elemento chiave su cui è necessario fare una riflessione è data dal mancato incontro tra la domanda e l'offerta di open data. Da un lato, i dataset messi a disposizione non sempre rispondono a quelle che sono le esigenze della domanda, quindi intesa come società civile e intesa, ripeto, come business, visto che la caratteristica principale degli open data, così con le loro appunto specialità, sono principalmente dedicate a un'ottica di riuso e un'ottica di business. Il riuso in sé risulta essere troppo oneroso, pensiamo ad esempio alle problematiche legate alla qualità dei dati e quindi magari all'aggiornamento, giusto per citare un singolo esempio, e anche alla scarsa conformità degli standard, quindi la difficoltà di individuare dati su uno stesso ambito, magari detenuti da amministrazioni differenti, che rispondano a uno standard comune e quindi che consentano, diciamo, un riutilizzo agevole da parte dei soggetti interessati. È proprio da questo scenario che appunto ha avuto origine l'azione 1, che infatti mira principalmente a lavorare per intervenire sulle principali barriere al riuso degli open data, creando una serie di azioni sinergiche, così come vedevamo anche poc'anzi come proposta del piano triennale recentemente pubblicato da Agidi, quindi di azioni sinergiche basate sul coinvolgimento tra la domanda e l'offerta di open data. Oltre a un lavoro che vedremo è principalmente di carattere regolatorio in senso lato, ovviamente c'è un forte impulso alla pubblicazione di open dataset che rispondano a dei criteri di qualità che sono di fatto definiti nell'ambito dell'azione regolatoria di cui sopra. Quindi l'idea di fondo è di stimolare sempre di più la pubblicazione di open dataset di alto valore che possono avere sia un interesse, ripeto, in termini di trasparenza che nuovamente in ottica di business. Andando più nel dettaglio rispetto alla definizione degli impegni, individuiamo 3 macro obiettivi che rientrano in questa azione definita di sistema, quindi di supporto alla regolazione, è incentrata su 3 aspetti principali. Il primo aspetto è quello legato alle licenze. Ora, una delle criticità maggiormente rilevate dalle
diciamo, dai soggetti utilizzatori degli open data e che magari dati appartenenti a uno stesso ambito sono rilasciati con licenze differenti da parte di soggetti di PA differenti. Ovviamente questo rappresenta un'importante difficoltà al riuso agevole di tali dati. Per cui una prima azione sarà proprio incentrata a ragionare sulla possibilità di individuare delle licenze preferibili, quindi o unica nazionale oppure differenziata per categorie di dati, in modo tale da suggerire alle amministrazioni orientarsi verso un'uniformità delle licenze rispetto ai dati rilasciati. Il secondo tema è quello legato appunto agli standard, come dicevamo poc'anzi, quindi la necessità di portare avanti un lavoro che di fatto è stato già intrapreso a livello nazionale e a livello europeo con la definizione di ontologie di vocabolario. Ovviamente ci sono alcuni settori che sono più avanti, altri che lo sono meno, però sicuramente la definizione di standard comune, di una metadatazione comune, è assolutamente un elemento chiave. Vista la onerosità di questa attività, ovviamente si procederà per gradi e quindi verranno in primo luogo individuate dei settori particolarmente critici, pensa ad esempio al settore ambientale o al settore salute, su cui verranno principalmente concentrati gli sforzi diciamo, nella durata del piano. L'ultimo elemento è quello legato alla definizione di indicatori di qualità. Ma non solo, un'attenzione particolare verrà prestata anche alla definizione di strumenti e metodologie per la rilevazione della qualità dei dataset. L'idea di base è quella di arrivare, diciamo, a garantire in qualche modo la qualità dei dataset che vengono rilasciati, rendendo edotti, diciamo, i potenziali utilizzatori nel momento in cui hanno accesso a questi dati di quali sono le effettive caratteristiche qualitative che li contraddistinguono. L'idea di base è quella di arrivare a promuovere appunto dataset di alto valore, così come appunto ne parla la stessa Commissione europea, appunto che rispondano a determinate importanti caratteristiche qualitative. Le azioni di sistema ovviamente sono coordinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l'importantissimo supporto e collaborazione di ovviamente degli altri due attori chiave rispetto al tema degli open data, quindi ovviamente l'AGI del team digitale. Ma l'elemento importante è che i tavoli di lavoro saranno il più ampio possibile, ovviamente coinvolgeranno le amministrazioni, ma coinvolgeranno la società civile, ovviamente, coinvolgeranno il mondo del business e coinvolgeranno un altro attore importante al momento abbastanza trascurato, che sono i cosiddetti IT provider, cioè i fornitori di servizi gestionali alle pubbliche amministrazioni. Questo perché? Perché di fatto sono sostanzialmente i fornitori di software i principali, l'elemento chiave nella definizione di open data, perché se diciamo, i dataset gestiti all'interno dei gestionali delle pubbliche amministrazioni non catturano certi dati con determinate caratteristiche, ovviamente diventa molto più complesso poi ragionare in una pubblicazione appunto di dataset formato open e di alta qualità. Molto spesso diciamo, si critica la pubblica amministrazione di non voler rilasciare i dati, però tante volte il problema principale è che questi dati non sono effettivamente disponibili nella pubblica amministrazione. Quindi il coinvolgimento dei fornitori delle applicazioni che di fatto costruiscono i dati che poi vengono rilasciati, vengono gestiti dalle amministrazioni, sono un elemento fondamentale, un attore chiave da coinvolgere in questo processo. A parte l'azione di sistema è ovviamente influenzata da essa, vi sono poi tutti gli impegni che definiamo settoriali, vale a dire gli impegni da parte delle singole amministrazioni di rilasciare dataset che rispondono, diciamo, a quelle che sono le indicazioni fornite nelle azioni di sistema. Ora, ovviamente questi rilasci avverranno progressivamente con lo sviluppo del piano e quindi con l'affermarsi delle indicazioni sui vari punti. A riguardo, nello specifico, prevediamo una prima raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni subito all'avvio del piano e una successiva al termine del primo anno di lavoro.
Quindi l'idea è un po', come dire, anche in qualche modo di superamento del concetto di paniere nella logica tradizionale, nel senso che l'approccio che si promuove è di tipo bottom-up, sono le amministrazioni ovviamente stimolate dalle società civili che a questo punto si impegnano sulla base del sistema di indicazioni che viene fornito a rilasciare, secondo date che ovviamente saranno oggetto di monitoraggio, i dati, i dataset appunto di rilievo. Già in questa fase di lancio del piano, comunque alcune manifestazioni di interesse, alcune proposte sulla pubblicazione di open data, aggiornamenti di dataset già esistenti o interventi anche importanti di data visualization sono stati inclusi ovviamente nel piano e vedono coinvolte diciamo, amministrazioni che vedete qui rappresentate, quindi l'Istat, il Ministero dei Beni Culturali, la Presidenza del Consiglio con diversi dipartimenti, quindi Casa Italia, Programmazione Economica e Dipartimento della Coesione, Unioncamere, e poi ovviamente sì, all'interno di questo quadro si inserisce anche l'azione della Regione, che ovviamente svolgeranno un ruolo di coordinamento a livello locale, di cui ovviamente vi parleranno nel successivo intervento. Andando invece rapidamente alla seconda azione, quella incentrata sulla trasparenza, anche in questo caso, diciamo, l'azione è stata costruita partendo da quelle che sono le esigenze e diciamo, gli stimoli che provengono dalla società civile in primis sul tema della trasparenza e anche le evidenze che sono state acquisite, in particolare nell'ambito del FOIA, anche dallo stesso Dipartimento all'interno del progetto che ha già avviato da alcuni mesi legato al centro di competenza FOIA. Ora, quali sono appunto tali esigenze? In primo luogo vi è un'esigenza forte di andare un pochino avanti rispetto al tema della degli obblighi informativi, cercando delle soluzioni che agevolini molto di più, diciamo, i cittadini rispetto all'attuale strutturazione della sezione amministrazione e trasparenza in attività di ricerca, aggregazione e rielaborazione dei dati, nonché di confronto tra le PA. Ovviamente, per come sono strutturate attualmente le sezioni di amministrazione trasparente, è difficile svolgere queste attività di confronto, anche di rielaborazione di dati, e molto spesso, se non si conosce l'esatta ubicazione del documento che contiene i dati di rilievo, risulta complesso, diciamo, per un cittadino accedere effettivamente al patrimonio informativo. E al contempo si rileva come ci siano molti obblighi informativi in qualche modo ripetuti, quindi le pubbliche amministrazioni spesso devono adempiere in modalità differente a obblighi informativi molto simili. Ovviamente provare a snellire, a semplificare questo tipo di attività riduce lo sforzo amministrativo a favore di una migliore qualità e tempestività del rilascio dei dati. Rispetto al FOIA, diciamo da 2 anni dall'adozione ci siamo in qualche modo resi conto che lo strumento ancora non è molto utilizzato da parte dei cittadini e alcune barriere al suo utilizzo sono date forse dalla complessità di accesso. Ovviamente un'istanza FOIA richiede un minimo di conoscenza rispetto ad esempio a qual è l'amministrazione detentrice di un determinato informazione di interesse o anche la difficoltà di districarsi tra le diverse forme di accesso, semplice, generalizzato, accesso agli atti, accesso ambientali. E sicuramente il ricorso a soluzioni tecnologiche può tanto agevolare i cittadini e al contempo supportare le amministrazioni in un'efficace gestione delle istanze in modo tale da avere una risposta, essere in grado di erogare una risposta più rapido possibile. Questo scenario ha portato alla definizione di 3 macro obiettivi dell'azione, quindi intervento volto a promuovere semplificazioni degli obblighi informativi, quindi in primis legate al decreto legislativo 33 del 2013, la realizzazione di servizi evoluti per agevolare i cittadini nella gestione degli accessi, in primis l'accesso FOIA, ma anche le altre forme, vedremo anche sull'accesso ambientale, e semplificare le modalità proprio di acquisizione di informazioni anche attraverso delle forme più evolute, avanzate di presentazione di informazioni di tipo complesso. In particolare questo è molto sentito in ambiti particolarmente di rilievo, come potrebbe essere ad esempio l'ambiente o la spesa pubblica.
Andando nel dettaglio dei singoli impegni, diciamo, un primo gruppo di impegni attiene appunto alla gestione degli obblighi formativi e, come vi dicevo, mira a interventi di semplificazione. In particolare, la prima azione attiene all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione delle modalità di consultazione di amministrazione trasparente. Ovviamente è importante precisare che nel contesto dell'OGP non possono essere realizzate degli interventi normativi, ma sicuramente un'azione propedeutica di approfondimento per cercare di proporre degli interventi di semplificazione rientra sicuramente nelle finalità dell'OGP. In particolare, presteremo un'attenzione specifica alla possibilità di prevedere forme di assolvimento degli obblighi di pubblicità su determinati ambiti attraverso la mera alimentazione di banche dati. Pensiamo al mondo degli appalti, dove sono già presenti diverse banche dati che acquisiscono informazioni. Semplificando, intervenendo magari anche con forme di semplificazione delle banche dati messe a disposizione, si potrebbero prevedere delle forme appunto di assolvimento degli obblighi senza necessità di un'ulteriore rielaborazione ai fini della pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente. Sempre nell'ottica di agevolare l'accesso ad informazione la cui pubblicazione è obbligatoria, rientra l'attività dell'ISPRA con la realizzazione di un portale unico per la presentazione in maniera agevole di informazione in carattere ambientale. Così come nel caso di Consip, la predisposizione di interventi di data visualization per agevolare l'accesso ad informazioni sugli appalti della PA. Inoltre, rispetto alla gestione degli accessi alle informazioni, ovviamente l'idea è quella di promuovere interventi per agevolare, uniformare e monitorare queste tipologie di accesso. Per cui verrà realizzata una procedura guidata, quindi un wizard per supportare il cittadino nell'individuare, in presenza di un certo fabbisogno conoscitivo, qual è l'amministrazione di riferimento a cui sottomettere l'istanza e quale tipo di istanza, di tipo di accesso può essere più adeguato rispetto proprio al suo fabbisogno. Un intervento di la realizzazione di un sistema di monitoraggio centralizzato dei registri degli accessi, in particolare del registro degli accessi FOIA. Quindi l'idea è creare un registro dei registri che raccolga appunto i registri delle amministrazioni che sono disposti ad utilizzare il format proposto dal DFP. È importante rilevare che ai fini del monitoraggio FOIA non è appunto il monitoraggio non è orientato a un controllo delle amministrazioni, quanto più che altro la possibilità di avere evidenza di quali sono i tipi di risposta fornite dalle amministrazioni rispetto a determinati temi. Da un lato può aiutare il cittadino a orientarsi, diciamo, quindi valutare se o meno sottomettere un'istanza, e al contempo può aiutare le amministrazioni a uniformare il proprio tipo di risposte, quindi di comportamento nei confronti del cittadino su temi simili. Questo concetto di uniformità di comportamento è anche presente nella proposta del Comune di Roma di applicazione del regolamento unico sugli accessi e anche, diciamo, nell'attività di ISPRA, che appunto vuole creare un unico collettore per la gestione delle richieste di accesso. Definire delle linee guida interne a tutti gli enti del Sistema Nazionale di Prevenzione Ambientale per uniformare appunto il tipo di risposta al cittadino e al contempo per gestire un registro unico. L'intervento di automazione, di informatizzazione della gestione delle istanze di accesso è anche il cuore dell'ultima attività, quella dell'INAIL, che appunto intende realizzare un'applicazione che potrebbe essere agevolmente usata anche da altre amministrazioni per agevolare e rendere più snella la gestione delle istanze FOIA. Con questo io ho concluso l'intervento, vi ringrazio e ovviamente se ci sono domande sono a disposizione. Grazie. Valentina, grazie a te, grazie dell'esposizione, grazie di aver rispettato al minuto i tempi che avevamo definito all'inizio. No, non ci sono domande, è stata chiarissima la tua esposizione, ne approfitto soltanto per dirvi che tutto quello che vi ha raccontato adesso Valentina lo trovate certamente nel piano GP.
sviluppi, verrà pubblicato a brevissimo e soprattutto messo in consultazione. Quindi avrete modo di dire la vostra su tutti i temi. Insomma, è una consultazione pubblica aperta a tutti. Credo il documento resterà esposto a consultazione per un periodo di un paio di mesi. Insomma, comunque a brevissimo sul sito di OGP, sull'account Twitter, sul sito della funzione pubblica, certamente avrete maggiori informazioni su tutto quello che riguarda l'informazione del la pubblicazione e le successive fasi di come dire, discussione collaborativa del piano stesso, insomma la logica è un po' quella che il dialogo aggiunge valore, quindi il periodo di consultazione sul piano è un passaggio indispensabile. Lo citava Valentina, uno dei soggetti maggiormente, cioè insieme agli altri, uno dei tanti soggetti coinvolti nella redazione, nello sviluppo del piano sono proprio le regioni e Gigi Cogo che è della regione Veneto, che magari adesso ce la racconto meglio, insomma che è molto in continuo chiacchiera con i suoi colleghi delle regioni, penso a Daniele Crespi, a Dimitri Tartari, a tante persone che collaborano attivamente alla redazione del piano, da un po' di tempo sono un punto di riferimento rispetto al tema dei dati aperti, ma più in generale rispetto a qualunque tematica affrontata dal piano di Open Government. Quindi lascerei la parola, ringrazio ancora una volta Valentina per questo intervento e lascerei la parola a Gigi per farci raccontare il punto di vista delle regioni sul piano. A te. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente il ruolo delle regioni è un ruolo assolutamente importante, se poi partiamo anche da una considerazione che molti dei dati che vengono esposti anche sul portale nazionale, di fatto sono dati che come origine trovano la loro collocazione nei portali regionali. Perché? Perché, diciamo, fra le afferenze delle regioni ci sono moltissime materie, pensate solamente ai termini ambientali piuttosto che i trasporti, cioè sono tutte competenze specifiche delle regioni che quindi di fatto consentono a questi enti di poter raccogliere, poi esporre e mettere in gioco, da un punto di vista di volume, tantissimi dati. Forse mi permetto di dirlo, molto come quantità, anche molto di più di quello che fa direttamente lo Stato. Sul tema del piano d'azione, del quarto piano d'azione, come regioni siamo stati ovviamente coinvolti nella consultazione e quindi poi anche nella preparazione di quelle che sono le proposte che provengono dalle regioni. Tu prima, Gianfranco, hai citato un po' il gruppo di lavoro anche con alcuni colleghi, appunto, che come me sono un po' più, diciamo, anche appassionati a questo tema, come appunto Dimitri o il buon Daniele, che abbiamo sostanzialmente dato una mano alla Commissione Agenda Digitale in seno alla Conferenza delle Regioni a posizionare anche una serie di proposte che sostanzialmente sono quelle che nella prossima slide, come vedete, sono state focalizzate. Allora, innanzitutto noi come Regioni abbiamo proposto su tutto il tema dell'OGP tre macro temi. Quello blu che non si vede è quello relativo alla partecipazione. Gli altri due invece sì, no, non lo vediamo perché specificatamente su quello che vi sto dicendo adesso la partecipazione la diamo come una condizione sine qua non, quindi ci deve essere specialmente nell'ambito del tema della trasparenza dei dati aperti. Però in particolare abbiamo cercato di dare una spinta su alcuni livelli di maturità che come regioni stiamo cercando di raggiungere, quindi sono degli obiettivi, cioè maturare, oltre che consapevolezza, convinzione, anche una certa competenza per quanto riguarda soprattutto il tema, come vedete, dell'alfabetizzazione, quindi tutto il tema legato all'empowerment, alla cultura. Anche chi mi ha preceduto prima ha sottolineato questo aspetto. Che io spesso anche in quello che mi trovo a scrivere sull'argomento dico sempre attenzione perché l'open data
è ancora un tema di nicchia, purtroppo. Sono passati quasi 10 anni, forse anche di più, da quando abbiamo cominciato a diffondere questo paradigma in Italia, però rimane ancora un tema sconosciuto, specialmente alla cittadinanza, ma soprattutto sconosciuto a una serie di attori, che sono quelli anche citati prima, che potrebbero essere appunto un volano, quindi parlo start-up, piuttosto che centri di ricerca, piuttosto che piccole e medie imprese, quelli che con i dati potrebbero fare una serie di cose, fra le quali abbiamo sentito dire anche del business. Su questo ho dei grossissimi dubbi e poi vi dirò come agiamo. Quindi bisogna accompagnare l'esposizione dei dati nei cataloghi pubblici con una serie di azioni di acculturamento. Fra l'altro, come regioni stiamo portando avanti anche un'idea che è quella di uscire dalle pubbliche amministrazioni, proprio uscire nel senso fisico, cioè uscire vuol dire proprio mettersi in cammino e andare verso un'idea, appunto, come vedete nel terzo livello di maturità, di Innovation Lab piuttosto che di Open Lab, di telecentri, quindi di luoghi esterni alla pubblica amministrazione, un po' per dimostrare che i dati non sono qualcosa che tu devi andare a prendere in un sarcofago pubblico con una serie di crismi, ma i dati possono essere anche portati a te, cioè possiamo portarli in dei luoghi dove di solito si aggregano, diciamo, quelli che poi sono capaci di giochicchiare con i dati e fare delle cose, assolutamente interessanti. Poi su questo vedrete che interverrò, con più dettaglio. Sempre sui vari livelli di maturità abbiamo anche deciso, proprio per il discorso che vi dicevo prima, la consapevolezza di avere un'enorme quantità di dati che sono conseguenza delle nostre afferenze a livello regionale, di provare a definire un sottopaniere rispetto a quello che è stato previsto e sancito dal piano triennale, che sia più regionalistico, nel senso che ci sono alcuni elementi specificatamente territoriali che vorremmo andare ad esaminare un po' meglio. E questo è il tema della domanda e dell'offerta, no? Cioè, nel territorio hai veramente bisogno di quei dati che sono stati sanciti all'interno del paniere con una visione condivisa, partecipata. Abbiamo lavorato molto per il paniere a tutti i livelli, ma immaginiamo noi che il paniere non sia un qualcosa di statico, un qualcosa di dinamico che potrebbe anche cambiare nel tempo. L'altro elemento molto importante è di arrivare il più presto possibile a offrire i dati in una modalità assolutamente dinamica, quindi diciamo passare dal concetto di data on demand, quindi scaricare i dati e portarli da qualche parte, comprese le applicazioni o i vari servizi, a una vera e propria fase di interrogazione attraverso delle API. Sostanzialmente questo è un passaggio tecnologico molto importante che permette a tutti gli sviluppatori di accedere ai dati in una modalità che già utilizzano, ad esempio, per i dati privati, cioè qualsiasi programmatore, che ne so, che abbia bisogno dei dati di Twitter piuttosto che di Facebook o di Amazon per fare un'applicazione, ci accede in modalità dinamica attraverso delle interrogazioni in tempo reale. L'altro elemento che stiamo cercando di sviluppare come livello di maturità è quello del decision making. Spesso e volentieri ci siamo concentrati un po' troppo sulle applicazioni, siano singole app, web app o mobile app, o addirittura adesso c'è la grandissima moda delle applicazioni legate ai bot, sui messenger piuttosto che sui webbot, però abbiamo visto che tutto ciò non ha determinato un grandissimo successo. Un elemento sul quale bisogna rifocalizzarsi, io qui vi mando anche un link a un articolo che ho scritto, vediamo se riesco a trovarlo, a un articolo che ho scritto qualche settimana fa per Forum PA sul tema di quello che viene chiamato l'information design. Eccolo qua, ho messo sulla chat l'articolo. Praticamente dobbiamo riuscire a immaginare che i dati che abbiamo e che mettiamo a disposizione
possano essere manipolati anche in una forma narrativa, molto più, come dico spesso io, sexy, cioè nel senso che sia più appetibile, quindi in una forma grafica avanzata, quindi passando dal tema della data visualization che è stato anche citato prima, a quello più propriamente legato allo storytelling con le infografiche. Questo a che cosa serve? Serve ai decisori di qualsiasi tipo, siano essi manager piuttosto che politici, ma serve anche alle aziende per fare una serie di predizioni, cioè avere la capacità di leggere i dati in maniera più semplice per poi operare con delle scelte. Adesso vengo un po' più al tema di Regione Veneto, così vi declino un po' meglio il nostro percorso. Allora, noi abbiamo appena rivisitato il nostro portale, lo potete vedere in linea, è molto semplice, è dati.veneto.it. Anzi, lo scrivo anche qui sulla chat, dati.veneto.it, lo potete vedere, è un portale che è stato completamente rivisitato. In questo momento stiamo proprio posizionando un po' tutte le categorie dei dataset che provengono un po' da quello che è il nostro patrimonio di dati regionale, un po' da quelle che sono tutte le aziende partecipate, poi i comuni e chiunque stia partecipando con noi a questo progetto. Nei prossimi giorni pubblicheremo un bando sugli Innovation Lab. Che cosa sono gli Innovation Lab? Questo bando per noi è un bando a valere sul PORFESR 2014-2020. È un bando che va incontro proprio al tema della domanda e dell'offerta. Finanziamo con 7 milioni di euro un'azione sul territorio veneto di creazione di veri e propri innovation lab sui quali si andrà ad operare a soluzioni, servizi, applicazioni, infografiche solamente con i dati. Quindi qual è il tema? È il tema del dare e avere. Noi finanzieremo tutti quei comuni e quelle aggregazioni di comuni. Attenzione che gli Innovation Lab sono poi dei veri e propri hub, c'è cioè un comune grosso capofila e una serie di piccoli comuni che faranno riferimento a questo. Questi comuni sono obbligati, quindi qui c'è l'obbligo per ottenere il finanziamento, ogni 6 mesi di pubblicare nuovi dataset, quindi noi avremo di fatto un flusso continuo di dataset verso il portale Dati Veneti, ma soprattutto ogni 6 mesi dovranno pubblicare una serie di servizi e di infografiche che verranno ovviamente valutate da apposite commissioni che controlleranno la qualità durante questi 2 anni di bando. La stessa cosa in ambito territoriale un po' più spinto, qui scusate un po' l'autoreferenza, però noi come Veneto guardiamo molto ai progetti europei, siamo già al terzo progetto, anzi al quarto progetto europeo che facciamo sugli Open Data dopo aver partecipato ad OMER, che è stato un progetto della precedente programmazione con capofila il Piemonte, dove insieme a molti partner dell'area mediterranea abbiamo studiato la parte regolatoria e soprattutto la parte di esposizione in catalogo. Adesso stiamo lavorando con dei progetti nuovi. Ode è un progetto di cui siamo orgogliosamente capofila noi del Veneto in ambito mediterraneo, poi c'è Resilient Plus che è gestito dalla nostra in-house Veneto Lavoro e fra un po' dovremo avere anche l'esito positivo della Call di Dice, che è un altro progetto di cooperazione transnazionale, tutti progetti basati sulla qualità dei dati. Anche qui stiamo cercando di creare degli hub territoriali in ogni regione del Mediterraneo dove mettere a confronto la domanda con l'offerta, cioè praticamente accompagniamo con delle azioni di empowerment le camere di commercio piuttosto che le Confindustria dei vari paesi nel capire i dati, nel fare cose con i dati, grazie un po' alle competenze che abbiamo noi, ma soprattutto mettendo insieme ricercatori universitari piuttosto che hacker, piuttosto che startup, piuttosto che freelance dei dati in dei luoghi che sono anche questi laboratori aperti a livello europeo. Stiamo sviluppando, e lo rilasceremo a breve, il sistema di API Management anche sul portale della Regione Veneto e poi sul paniere regionale, vi ho già detto che stiamo lavorando assieme alle altre regioni. E questo è il nostro portale, una screenshot molto veloce del link che vi avevo dato. Ecco, come vedete, abbiamo già cominciato
a creare un processo che verrà sostanziato, è un work in progress anche da documenti e da form dedicate agli operatori, praticamente per rendere il portale un po' la casa di tutti quelli che vogliono lavorare con i dati. Quindi abbiamo suddiviso i soggetti che possono conferire i dati, non solo gli enti pubblici, ma come vedete anche i cittadini, piuttosto che le imprese, i ricercatori. Sappiate che spesso e volentieri arrivano sul nostro portale persone che dicono: io ho trovato dati di questo tipo, potrebbero essere importanti, specialmente in ottica LOD, Linked Open Data, posso caricarli? A quel punto, ovviamente, diamo delle procedure di caricamento, c'è una parte di negoziazione e di firma di una serie di documenti dove vengono identificati tutti i vari temi che conoscete, dalla privacy a quella che è la responsabilità dei soggetti, eccetera, eccetera. E poi si entra in un'ottica di adesione a quello che è un partenariato. Perché? Perché per poter anche beneficiare del bando di cui vi dicevo prima, quindi per poter ricevere da parte dei comuni un sostanzioso beneficio economico, bisogna aderire, come vedete, a una serie di documenti che sono preparatori per poter dire: attenzione, io ho le capacità, ho le persone, ho gli strumenti, ti garantisco che nei prossimi mesi conferirò dati e conferirò anche soluzioni. Questo è un po' la nostra roadmap. Come vedete, siamo parecchio sbilanciati sul tema della qualità dei dati, quindi della ricerca, del confronto domanda-offerta attraverso soluzioni che non si giocano in casa, quindi non si giocano dentro la casa di vetro dell'amministrazione, ma si giocano fuori in luoghi dove i vari soggetti, quindi sia il pubblico che il privato, si contaminano assieme e trovano le giuste soluzioni. Gianfranco, io avrei finito, poi se ci sono domande, ovviamente. Gigi, nessuna domanda, io semplicemente mi limito a rilanciare i complimenti che ti ha appena fatto Marco Pisano della Regione Sardegna. Marco, sei tu, credo, se non ricordo male, quindi tuo collega, tuo omologo, penso che in questo caso valgano doppi, insomma, perché Marco penso che è allineato su quelle che sono le esigenze e le criticità di una regione, quindi penso, ecco, Marco mi conferma che è vero che non si tratta di un suo omonimo. Regione Sardegna è partner associato al nostro progetto Odeon, quindi sono nostri amici carissimi e hanno partecipato anche al progetto Homer, quindi nell'ambito mediterraneo sono grandissimi amici. Bello, ambito mediterraneo è molto, molto bello. Guardate, io prima di passare passare la palla a Fabio, volevo semplicemente ricordarvi, visto che Gigi, ma anche Valentina ci sono tornati spesso nei loro interventi, che da qualche ora c'è, cioè, questo webinar fatto con Gabriele Ciasullo di Agid e Andrea Chiacchiarelli del progetto OpenCoop. Si parla molto delle cose di cui abbiamo parlato oggi, nel senso che la direttiva, cioè, a breve ci sarà una revisione della direttiva PSI, anzi è già più o meno nota, ma deve essere ancora localizzata, acquisita, è quasi imminente, ecco. E ci sono molte delle cose di cui hanno accennato i nostri due relatori precedenti, sia sull'ambito delle licenze. Poi Gigi raccontava di come in effetti gli sviluppatori adesso siano molto abituati a lavorare con API dinamiche, e su questo c'è grande consapevolezza da parte dell'Unione Europea, che a sua volta nella revisione della Public Sector Information, che è più o meno il quadro normativo di riferimento per tutti i paesi dell'Unione Europea sul tema della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, stia facendo proprio dei ragionamenti su questo e anche sulle licenze, discorso che faceva Valentina nella prima parte di questo seminario. Sostanzialmente il ragionamento dell'Unione Europea attraverso la Public Sector Information è più o meno questo, cioè loro dicono: la pubblica amministrazione espone dati, ma fa molti contratti con fornitori esterni. È quello che diceva Valentina a proposito dei contratti con dell'ICT. E se non mettiamo mano a questi punti focali dell'economia dei dati, difficilmente riusciremo a avere dati aperti, di qualità, aggiornati, esposti in maniera dinamica e davvero appetibili per chi poi ci voglia fare delle risorse, ci voglia fare dei riusi. Io approfittavo di questo spazio per
più o meno insomma, andare a conclusione del tema open data, perché adesso passiamo al registro dei titolari effettivi, ce lo racconta Fabio Teramo del Dipartimento del Tesoro, del MEF. Fabio, io credo che il tuo microfono è aperto, ti lascio la Sì, dovrebbe parola a te. funzionare, mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Buongiorno Gianfranco e un saluto ai numerosi webinars che ci seguono. Oggi vi parlerò di trasparenza, è una tematica molto seguita dal Dipartimento del Tesoro e dalla Direzione Quinta. E in particolar modo per noi il concetto di trasparenza viene declinato e coniugato con quello di registro dei titolari effettivi. Registro dei titolari effettivi che è per noi uno strumento di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto è uno strumento quindi di prevenzione dei reati finanziari e pertanto la disciplina, la normativa che regola la costituzione di questo registro la ritroviamo sia nelle direttive europee, in particolar modo vi parlerò della quarta direttiva europea antiriciclaggio, la quale è stata di recente riformata da una direttiva, la cosiddetta quinta direttiva o direttiva bis antiriciclaggio, la numero 2018-843. Noi come Italia abbiamo il nostro quadro normativo nazionale, fino ad ora recepito soltanto la quarta direttiva antiriciclaggio attraverso la legge numero 90-2017, la quale ha operato una sostanziale revisione dell'impianto normativo contenuto nella nostra legge antiriciclaggio del 2007, la numero 231 del 2007. Passando alla slide sulla quarta direttiva antiriciclaggio, la quarta direttiva antiriciclaggio contenuta la numero 2015-849. Tra gli obiettivi che il legislatore comunitario si è prefissato con l'emanazione della quarta direttiva, vi è appunto quello di migliorare il livello di trasparenza degli assetti societari, delle società e anche dei negozi fiduciari, in primis il trust. L'obiettivo è quello di prevenire e contrastare l'abuso degli strumenti societari per finalità di riciclaggio di proventi illeciti che derivano tra l'altro da reati presupposti quali l'evasione fiscale e reati di corruzione. La previsione di questo obiettivo in ambito europeo è stata supportata da un'analisi dell'impatto di questa regolamentazione, quindi viene analizzato dal legislatore europeo prima di emanare la direttiva l'impatto di questa normativa. Sia sulla stabilità e integrità dei mercati finanziari, stabilità che è obiettivo precipuo di questa direttiva, e stabilità che viene messa a repentaglio dal rischio che viene considerato rilevante di abuso per finalità di riciclaggio delle persone giuridiche. E quindi tra gli strumenti normativi che vengono previsti dalla direttiva, vi è sicuramente l'obbligo in capo ai member states di costituire un registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche, vi è anche l'obbligo di costituire un registro dei titolari effettivi dei trust e dei negozi fiduciari similari. Inoltre, altro strumento è quello dell'accesso pubblico. Accesso pubblico inteso come accesso del singolo cittadino, ma anche di un ente che rappresenta degli interessi diffusi, accesso al registro appunto delle companies, al business register delle società e accesso anche al registro che raccoglie i
dati relativi alla titolarità effettiva per quanto riguarda i trust. Ora, la quarta direttiva antiriciclaggio ha introdotto questa possibilità di rendere pubblico l'accesso al registro delle società, e non è arrivata a includere la previsione di un accesso pubblico al registro dei trust. Altro punto che viene affrontato è anche, che viene anticipato dalla quarta direttiva antiriciclaggio, è anche la nozione di interesse legittimo. Infatti, se leggiamo l'articolo 30.5 della direttiva, vediamo che l'accesso pubblico al registro dei titolari effettivi delle società è possibile a condizione che venga dimostrato un interesse legittimo, nozione di interesse legittimo la cui definizione viene demandata dal legislatore comunitario al diritto nazionale, ovvero al diritto di tutti gli stati membri che sono chiamati ad applicare questa quarta direttiva. Un altro aspetto che viene affrontato appunto dall'articolato contenuto nella quarta direttiva ed è molto importante, è l'accuratezza del dato registrato. È importante che i dati che sono registrati nel registro, quindi dati che attengono non soltanto alla proprietà formale, ma anche alla proprietà sostanziale, siano il più possibile accurati, veritieri, verificati e anche aggiornati. Questo aspetto dell'accuratezza viene ulteriormente sviluppato in seguito dalla quinta direttiva antiriciclaggio. È una direttiva che ha seguito dopo poco tempo l'entrata in vigore della quarta, è appunto una direttiva che attua un piano di azione del 2016 della Commissione europea con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il quadro europeo di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. E quindi, ecco qui la slide. E da che cosa è stato azionato questo action plan? Sicuramente dagli eventi che riguardano gli attentati terroristici a Parigi nel novembre 2015, ma soprattutto lo scandalo dei Panama Papers, scandalo con cui viene dimostrato il rischio rilevante che sia un abuso di strumenti societari per appunto finalità di evasione fiscale. Per quanto riguarda il punto che avevo illustrato precedentemente, nella quarta direttiva viene introdotto questa norma che riguarda l'accuratezza del dato registrato. Questo aspetto viene ulteriormente sviluppato dalla quinta direttiva, in quanto all'articolo 3.4 possiamo notare l'introduzione dei cosiddetti meccanismi di verifica del dato registrato, ovvero finché un dato sia accurato è necessario che venga verificato attraverso dei cross-check controls e lo strumento che viene indicato dalla normativa è quello anche di invitare i soggetti obbligati e le autorità competenti a segnalare eventuali divergenze tra il dato sul titolare effettivo da loro raccolto e il dato che poi riscontrano nel registro centrale. Inoltre, un altro aspetto è che viene ulteriormente riformato e perfezionato dalla quinta direttiva è quello dell'accesso pubblico. Allora, si prevede la possibilità di un accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro delle imprese, senza che vi sia una previa dimostrazione dell'interesse legittimo. Inoltre, una novità molto importante è la previsione di un accesso pubblico al registro dei trust.
purché in questo caso colui che voglia accedere dimostri preventivamente un interesse legittimo ad accedere a questo registro. Inoltre, la normativa che si applica al registro dei trust va estesa anche a tutti quei negozi fiduciari, vengono indicati in inglese con il termine similar legal arrangement, che sono similari per la loro funzione ai trust. Passando alla slide successiva, passiamo ad illustrare brevemente il quadro normativo nazionale. Come dicevo, è rappresentato. Mi sembra che c'era, scusate, un'altra slide che riguarda la quinta direttiva, perché un altro aspetto è quello della fee, il pagamento di una fee, ovvero viene lasciata agli Stati membri la possibilità di subordinare l'accesso pubblico e l'accesso al registro da parte dei soggetti obbligati al pagamento di una fee. È un punto controverso perché alcuni stati non sono concordi con questo pagamento e non la applicano, altri stati ritengono che sia necessaria il pagamento di una fee a coprire i costi di gestione del registro. È importante che venga assicurato un accesso da parte delle autorità competenti per la lotta al riciclaggio che sia tempestivo e illimitato. Un'altra novità che viene introdotta dalla quinta direttiva è l'obbligo normativo che viene previsto dall'articolo 30.10 di non soltanto di costituire in ciascun Stato membro dei registri centrali sui titolari effettivi, ma anche di interconnettere tramite una piattaforma centrale europea che segua il sistema BRIS tutti i registri centrali nazionali. Quindi entro il 10 marzo 2021 si prevede che venga implementato questo obbligo di interconnessione tramite piattaforma centrale dei singoli registri centrali nazionali contenenti informazioni sul titolare effettivo. Un altro obbligo che viene recepito è quello di chiedere agli Stati membri di istituire un registro nazionale dei conti correnti bancari di persone sia fisiche che giuridiche. A livello nazionale noi abbiamo già questo strumento, prende il nome di anagrafe tributaria ed ha precipuamente una funzione di lotta all'evasione fiscale. Infatti fa capo all'Agenzia delle Entrate questo strumento. Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, come dicevo, è rappresentato dall'archetipo della nostra legislazione antiriciclaggio, che è rappresentato dal decreto legislativo 231-2007, è stato di recente modificato dalla legge 90-2017, è attualmente in corso la normativa secondaria che disciplinerà nel dettaglio l'istituzione e costruzione di questo registro nazionale dei titolari effettivi e successivamente nella slide che segue vi illustro un articolo di riferimento della 231 che è sostanzialmente l'articolo 21. Vengono sostanzialmente disciplinati due aspetti nell'articolo 21. Uno, il primo, la comunicazione al registro delle imprese dati relativi al titolare effettivo. Ora, presso una sezione centrale del nostro registro delle imprese, verranno raccolti e conservati tutti i dati relativi al titolare effettivo. Questi dati, come vengono raccolti? Sicuramente viene previsto nell'articolo 21 l'obbligo da parte dei soggetti obbligati di comunicare al registro delle imprese queste informazioni. I soggetti obbligati sostanzialmente quali sono? Sono tra le persone giuridiche tutte le imprese che siano dotate di personalità giuridica, includendo anche le associazioni e fondazioni, ma anche soggetti obbligati a comunicare questi dati saranno i fiduciari dei trust. Intendendo per trust, obbligati ad iscriversi a questo registro,
tutti i trust produttivi di effetti fiscali, quindi tutti quei trust che hanno un effetto fiscale, che sono rilevanti a fini fiscali, sono chiamati a iscriversi al registro delle imprese e a comunicare questi dati. Sono tutti obblighi sanciti dalla legge e sanciti da una sanzione per omessa comunicazione. L'altro aspetto che brevemente vi illustro è previsto dall'articolo 21 è l'accesso alle informazioni sulla titolare effettiva, norma secolare a quella che vi ho precedentemente illustrato nella quarta direttiva e nella quinta. Noi attraverso questa legge abbiamo sino ad ora implementato solo la quarta direttiva e quindi prevediamo attualmente un accesso alle informazioni che sia gratuito e illimitato per quanto riguarda le autorità competenti per la lotta al riciclaggio, includendovi anche quelle competenti per il finanziamento, per la lotta al finanziamento del terrorismo. Per quanto riguarda l'accesso dei soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, per esempio gli intermediari bancari, questi soggetti obbligati potranno accedere previo accreditamento e pagamento di un diritto di segreteria. Quindi noi come Italia abbiamo scelto quel margine di flessibilità che ci rilascia la direttiva di applicare una fee come condizione per l'accesso al registro. E per quanto riguarda l'accesso pubblico, l'accesso civico alle informazioni e quindi a questo registro, l'accesso pubblico al registro delle informazioni sulla titolare effettiva relativamente alle persone giuridiche, quindi imprese, associazioni e fondazioni, l'accesso pubblico sarà subordinato alla dimostrazione di un interesse legittimo. Non è attualmente prevista dalla nostra normativa, scusatemi per le slide, allora non mi sono ben coordinato con le slide, però ecco, illustro l'ultima slide che riguarda appunto l'accesso alla titolarità effettiva dei trust. Allora, è previsto nell'articolo 21 la possibilità di accedere alle informazioni relative ai trust, sia questa possibilità viene data alle autorità competenti per la lotta al riciclaggio. Potranno accedere alle informazioni relative ai trust, quindi accesso al registro dei trust, anche i soggetti obbligati, i quali sono chiamati a svolgere delle attività di due diligence, hanno degli obblighi di verifica della clientela, e quindi hanno necessità di accedere. I soggetti obbligati potranno accedere previo accreditamento e pagamento dei diritti della segreteria. Per quanto riguarda invece l'accesso pubblico a queste informazioni non è previsto ancora per i trust. E questo comunque verrà in linea con la quarta direttiva antiriciclaggio, ma è un aspetto che verrà successivamente superato grazie all'implementazione della quinta direttiva antiriciclaggio che avverrà insomma nel corso dei 2 anni, entro il 2020. Poi, se avete delle domande, innanzitutto vi potete rivolgere al mio indirizzo email, potete scrivermi quando volete e se volete avete delle domande che riguardano in Vincenzo. particolar modo la normativa antiriciclaggio, vi suggerisco di collegarvi a questo link del Ministero del Tesoro dove sono state pubblicate una serie di risposte ai quesiti che riguardano la normativa antiriciclaggio e adesso ve lo posto.
Ecco qui, incolla, dovrebbe esserci. Allora, vediamo, dovrebbe essere questo il link se funziona. Perfetto, grazie. Ecco. Allora, c'è una domanda, cosa sono i trust? I trust, allora, è un istituto giuridico tipico del diritto anglosassone. Noi non lo conosciamo nel nostro diritto italiano, se non perché è un istituto giuridico di importazione. Lo riconosciamo nel nostro diritto attraverso la convenzione dell'AIA. Come Italia, noi applichiamo questa convenzione, quindi non riconosciamo dei trust domestici disciplinati dal nostro diritto nazionale, ma i nostri trust sono dei trust che sono costituiti in base al diritto, per esempio, al diritto anglosassone, al diritto inglese, e li riconosciamo nel nostro diritto nazionale. Quindi questi tipi di trust che di conseguenza verranno, sono costituiti e iscritti in Inghilterra, ma amministrati da un trustee che è italiano, saranno chiamati ad iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, del nostro registro delle imprese, e dove appunto sono chiamati in ottemperanza a questa, alla normativa che vi ho, nazionale che vi ho illustrato, sono chiamati ad iscriversi e ad iscrivere anche i dati relativi al titolare effettivo. E quindi, insomma, spero di essere stato abbastanza chiaro. In alcune Assolutamente sì. slide. Guarda Fabio, sei stato chiarissimo, soprattutto perché il tuo mestiere, mi rendo conto che in questo webinar fosse veramente molto difficile, nel senso che dovevi districarti tra la normativa molto È puntuale. il mio primo webinar questo, quindi No, è leggevo andato le slide da un benissimo. lato e poi È andato davvero le scorrevo benissimo, dall'altro. soprattutto come più spesso qualcuno ha chiesto in chat, le slide che ha utilizzato Fabio, che mi sembra un'ottima, come dire, dispensa o un ottimo punto di partenza, con una serie di riferimenti normativi molto puntuali rispetto al tema, le trovate già disponibili sulla pagina di 20PA. E abbiamo sforato una decina di minuti, io ne approfitto semplicemente per dirvi che domani, stessa ora, stesso sistema 20PA, ci trovate a questa pagina. Qui il webinar dedicato alla partecipazione alla accountability, ci sarà Salvatore Marras che peraltro vi parla da questa stessa stanza domani mattina, Federico Angelè di Riparte il Futuro e un altro relatore che stiamo per riuscire a cooptare, speriamo a brevissimo, e quindi domani affronteremo con lo stesso taglio, cioè partendo dal piano, provando a raccontare quelle che sono anche quello che è il punto della società civile, grazie all'intervento di Federico, di domani riusciremo ad avere un minimo di consapevolezza in più su quelli che sono i temi di questo piano d'azione. Per chi di voi c'è, ci vediamo tra un'oretta con il webinar dedicato ai dati aperti. Per il resto, grazie mille, siete stati tantissimi anche oggi, credo abbiate superato i 380 partecipanti, una cosa che ci fa veramente molto molto piacere. E, ancora grazie di tutto, se vi va, ci trovate domani. A presto!